abbiamo in rappresentanza di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Costanzo, Padre Carlo, che inaugurerà la mostra. A lui la parola. Perché ho una grandissima stima di Antonio Randazzo, so quello che vale e so quanto il Vescovo lo stima. Il Vescovo stesso inaugurò a Bosco Mennici la Via Lucis, la splendida Via Lucis, persona degna di stima e di rispetto da parte di tutti per le testimonianze che dà attraverso la sua arte. Voi saprete che nella Bibbia ci sono dei grandi personaggi chiamati profeti che non conosce Isaia, per esempio, Ezechiele, Osea, eccetera. Grandi personaggi perché? Perché in tempi difficili riuscivano a infondere nel popolo la memoria della dignità, la memoria di alte cose, alti ideali. Profeti che hanno anche pagato di persona per non volersi omologare, non abbassarsi a ritmi, a stili di vita insignificanti. Gente che si poneva lì come sentinelle in alto per vedere subito le prime avvisaglie dell'alba e quindi poter dire a tutti quanti: passa la notte, torna l'alba. Frase che anche il grande Totò una volta riprese dicendo: ha da passare la nottata e quindi la speranza mai può finire. Il profeta è quello che riesce a cogliere i primi segni di luce che sconfiggono la notte e le danno a ogni persona il suo volto, il suo colore, le danno speranza a una comunità intera. Io vedo e stimo Antonio Randazzo quale profeta, e infatti scegliendo un materiale molto umile, francescano, il legno, riesce a far parlare il profondo del suo cuore e a trasfondere in ciò che avremo il piacere di vedere questi messaggi che sostanzialmente sanno di speranza, per cui si torna a dire, a credere nella ripresa della giustizia a tutti i livelli, giustizia sociale, giustizia economica, e si torna a sperare nella ripresa della memoria di una città intera qual è Siracusa. Si torna a sperare, a guardare nel domani. E questo è, ripeto, è tipico del profeta. E ma non per niente Antonio ha nel suo DNA un'esperienza di catechista. Ben conosce la Bibbia, si vede, è un credente. Ha la sua personalità ben precisa. Ed è un uomo netto. Chi ci sta, chi non ci sta, non ci sta. Non è un uomo buono per tutte le stagioni, un profeta. E come tale ci tengo anche a nome del Vescovo a presentarlo, perché è un discorso di speranza che lui ci farà tramite questa mostra. E ringrazio davvero il Comune, la Provincia, che hanno permesso a un figlio del popolo di poter parlare al suo popolo. Quanta gente c'è a Siracusa che vale, Siracusa, Provincia, e guardiamo Milano, Roma, Firenze come luoghi, templi di che cosa?